Prima di passare la parola a Carmen per la presentazione dei primi risultati della ricerca, volevo innanzitutto ringraziare ovviamente nuovamente SISTUR, ma anche Cultura Italia e il Turismo Italia che appunto ci hanno fornito il patrocinio. Inoltre volevo anche informarvi che avremo la partecipazione a valle della dottoressa Schiff, che coordina il progetto interregionale che è in collegamento con noi e che coordina proprio con la regione Emilia-Romagna il progetto interregionale Borghi. Passerei subito la parola quindi a Carmen Bizzarri che appunto ci illustrerà i primi risultati della ricerca. Prego Carmen ovviamente di essere nei tempi perché sappiamo di essere stretti. Sì, speriamo veramente di sì. Allora, come diceva Roberto, questi sono i primi risultati di questa ricerca che abbiamo condotto ispirandoci, diciamo, a tre interrogativi che durante la pandemia ci hanno molto nei quali durante la pandemia abbiamo riflettuto. Innanzitutto il perché, cioè perché tutti parlavano dei borghi e quindi i borghi erano diventati sicuramente un'opportunità, ma come poi quindi valorizzarli questi borghi e perché tutti e quando quindi valorizzare. Quindi abbiamo cercato di dare delle risposte a questi nostri interrogativi. Prego la regia di mandare in onda la presentazione che avevo fatto in PowerPoint, così per darmi solo delle linee guida. Ecco, e quindi abbiamo quindi riflettuto moltissimo e come quindi la prima risposta è stata, abbiamo detto perché. Perché? Perché i borghi in Italia sono la spina dorsale dell'Italia, sono circa 5.500 e sono veramente tanti. Allora anche qui altre domande ci sono un po' venute alla mente. E riesce il PNR a coprire i fabbisogni di 5.500 comuni? E perché tutti devono essere valorizzati nel turismo? Ovvero, nel caso che tutti vengano valorizzati per turismo? Altra domanda a cui abbiamo cercato di dare delle risposte che chiaramente, appunto, essendo una prima fase, sono delle prime risposte. E poi, appena abbiamo, diciamo, presentato quindi quella che era la geografia dei comuni, quindi la distribuzione territoriale dei comuni, ci siamo resi conto di un contrasto molto grande, cioè il 60%, quasi 70% dell'Italia è coperto da piccoli comuni, quindi con un massimo di 5.000 abitanti, ma quanta popolazione risiede italiana su questi 5.500 comuni? Solo il 17%. E questo è un altro dato che ci ha fatto molto riflettere, perché chiaramente significa che in effetti c'è uno spopolamento, quindi la caratterizzazione di questi comuni è data da uno spopolamento molto forte. E vedendo poi il report dell'ANCI su questo, abbiamo verificato come gran parte di questa popolazione che ancora rimane, per nostra fortuna, appunto nei comuni, in questi piccoli comuni, la maggior parte sono anziani e quindi i giovani purtroppo c'è stato uno spopolamento dei giovani. E quindi ancora di più ci sono, quindi come poter valorizzare, ecco la seconda domanda, come poter valorizzare? Allora a questa domanda abbiamo pensato di rispondere con gli obiettivi della ricerca. Si è andato troppo avanti con gli obiettivi della ricerca, quindi come valorizzare, quindi raccogliere tutti i dati, quello che abbiamo fatto, quindi poi trovare una metodologia di ricerca e poi c'è la fase desktop o la fase come viene chiamata qui field, cioè andare a trovare quelli che sono delle persone che stakeholder, come vengono chiamati, quindi portatori di interessi di vario aspetto, perché noi abbiamo considerato dal sindaco a un ex assessore regionale, a un agronomo, a un esperto di digitale, quindi abbiamo pensato proprio di intervistare varie persone che si interessano dei borghi per prendere appunto, per capire come valorizzare questi borghi. Ma diciamo che in questa fase appunto diciamo sul campo
bisognava però chiaramente capire qual era il metodo della ricerca. Il metodo della ricerca è un po' quello geografico, perché io sono geografa, e quindi innanzitutto abbiamo quindi, ho pensato quindi di basarmi su quello che la teoria geografica prospetta in queste che ha prospettato e che prospetta ad oggi. Considerare quindi un borgo come quel territorio in cui non esiste chiaramente solo la bellezza, l'autenticità, quindi qualcosa di statico, ma il suo dinamico, quindi di chi lo vive, chi lo esperisce, chi lo pratica. E quindi qui c'è tutta la parte umana, che quindi non può non produrre quel continuo dinamismo che poi dà quel vantaggio competitivo, quel vantaggio collettivo che il borgo stesso poi nel tempo ha. Perché se noi lo leghiamo in una fase conservativa e di tutela, come è stato finora, chiaramente il borgo rimane chiuso, e invece è proprio l'aspetto umano che rende il borgo dinamico. Da qui quindi, ecco, come qui un nostro intervistato ha detto, il borgo è un'opera culturale che vive di pluralismi. E quindi abbiamo quindi l'idea che nel borgo erano rappresentati bellezza, usi, costumi, patrimonio, vocazione turistica, tradizione, autenticità, ma anche ambiente, qualità ambientale, qualità, quindi artigianalità, genius loci, vai avanti. E quindi oggi non si può parlare dell'Italia se non si parla dei borghi, perché nei borghi risiede quell'Italia nascosta, diversa da quella che tutti conoscono. Quindi pensare al borgo come un'opportunità per distribuire in modo più efficiente i flussi turistici nel tempo e nello spazio. Però significa chiaramente, se io li distribuisco nel tempo e nello spazio, c'è il termine di accessibilità, che poi vedremo, che è uno dei problemi più grossi che hanno oggi i borghi. E quello che è il nodo, insomma, della riflessione che dovremo sicuramente poi, che si dovrà fare in termini di PNR, quindi di accedere ai borghi in maniera veloce, facile. E quindi non è possibile pensare ai borghi se non in un... volevo leggere quell'altra... tra il borgo e il borgo c'è il viaggio, vi è la narrazione, il trasferimento e l'esperienza. Come vedete, però appunto in questo, siediti dove stavo io, Giancarlo, e quindi lì ci rendiamo conto come appunto l'accessibilità diventa un nodo importante per leggere oggi i borghi. E allora poi ci siamo chiesti, ma tutti i borghi devono essere, l'altro problema, devono essere, hanno una vocazione turistica? Forse sì, ma chiaramente in maniera, quindi abbiamo detto, diversificata, perché ognuno di loro ha una vocazione diversa, ha un pluralismo diverso, ha una è quasi un caleidoscopio, diciamo, la parola borgo, no? Dove ognuno ha dove in ogni borgo risiede una un'unicità che va quindi sempre più valorizzata, questa unicità. E come valorizzata? Valorizzata proprio con vari tipi di turismo, quindi destinando al borgo un'offerta turistica che sicuramente può dare a quell'unicità un valore tale che un turista, per cui un turista può rimanere lì per tanto tempo, perché se no io vedo il borgo bello, la fortezza, il castello, però poi vado via. E invece bisogna farlo rimanere, perché è poi lì il problema. E chi facciamo rimanere? Quanto dobbiamo farlo rimanere? Bisogna farlo rimanere per tanto tempo. Allora bisogna creare, abbiamo detto, un'offerta turistica diversificata, segmentandola. Quindi abbiamo pensato che, diciamo, secondo le domande che poi, insomma, le risposte che ci hanno dato questi stakeholder, abbiamo quindi suddiviso
i target, quindi coloro che potrebbero essere interessati a Borghi in queste in questa classifica, diciamo, turismo delle radici, persone anziane che comunque hanno una capacità di spesa molto grande ma anche hanno tanto tempo libero, i nomadi digitali, le famiglie giovani e anche i giovani sono molto importanti, i giovani che si recano nei borghi sono quelli che poi possono dare effettivamente quell'influenza da portare agli altri, quindi il ruolo dei giovani non è solo quindi farli rientrare nei luoghi nativi e lì far nascere un nuovo modo di vivere, ma è anche appunto destinargli anche una fruizione turistica dedicata, perché è il giovane oggi che poi dà quell'influenza tale per cui tutti possono. Ma ci sono troppe cose da dire e io non posso non dirle, carissimi, che abbiamo scritto 20 pagine insieme, mica sono una pagina, qualcosa abbiamo. Quindi, quali sono quindi le strategie che noi abbiamo pensato o comunque che i nostri interlocutori, quindi coloro a cui appunto questi stakeholder a cui abbiamo rivolto queste interviste e alcuni qui sono presenti, hanno pensato, quindi quali sono queste strategie? Quindi quello di pensare a una convenienza, che sia una convenienza quindi sia del turista che della comunità che lo accoglie, cioè pensare che quel turista spende e quindi la comunità che lo accoglie sa che da lì può prendere quel valore aggiunto. Poi l'elemento culturale, andiamo avanti, ecco che quindi le strategie che si possono attivare, ecco, digitalizzazione, sicurezza, comunicazione, networking, ecco, la parola networking qui direte, ecco perché? Perché il borgo da solo probabilmente non riesce a dare non riesce a dare quel motivo per cui la visita può durare vari giorni. Invece una rete di borghi con varie sfaccettature, varie possibilità di fruizione turistica, allora fare una rete dei borghi potrebbe essere molto interessante. Poi quindi l'accessibilità, come abbiamo già detto, che diventa fondamentale, e soprattutto per i nomadi digitali per esempio, perché se io sono mi viene in mente Nerola perché io sono nel Lazio, ma oppure sono abruzzese, quindi Civitella del Tronto, ma io devo andare dal borgo più bello d'Italia a Roma in un battibaleno, allora lì sì che sono veramente un digital, un nomade digitale. Perché? Perché io vado e torno a seconda di quello che mi serve, ma poi posso effettivamente continuare a lavorare nei borghi. E quindi bisogna trovare una serie di servizi che non possono essere, quindi ecco, l'accessibilità significa servizi che da supportare per un'esperienza della visita. Qui la formazione per esempio dei giovani appunto diventa importantissima, perché è chiaro che nel borgo uno deve ritrovare una città, deve ritrovare servizi, deve ritrovare quello che il turista cercherà, i servizi di cui usufruisce quotidianamente e allo stesso tempo beneficerà del maggiore spazio a disposizione, così hanno appunto. E quindi sicuramente appunto il ruolo delle tecnologie per una crescita smart, quindi intelligente, dove efficienza e appropriatezza dell'uso delle risorse grazie agli investimenti dell'high tech e nell'innovazione, accessibilità, inclusione, e qui è un mio pallino quello di includere, ma ancora sappiamo bene che il fenomeno del turismo è un fenomeno internazionale, quindi l'inclusione significa includere tutte le diversità linguistiche, diversità legate alla fragilità, alle problematiche sensoriali, a tutte le particolarità. Ecco perché è un caleidoscopio il borgo, perché ogni borgo può avere una caratteristica per cui attrae quel tipo di consumatore, e poi quindi facendone una rete vedrete che sicuramente possono essere un nuovo modo di pensare all'Italia.
E quindi ecco che abbiamo quindi elaborato questa analisi SWOT, quindi pensando quindi ai punti di forza, ai punti di debolezza dei borghi, quindi a cui bisogna lavorare, perché sicuramente sono un punto di forza, quindi le caratterizzazioni, patrimonio culturale, materiale e immateriale, come vi dicevo, attrattività insita nel concetto di borgo, cioè il fatto che io parlo di borgo, già quello leggo tutto, vabbè, Italian style e made in Italy, anche quello, l'artigianalità è importantissima come potenziale turistico, possibilità di offrire, di fruire di esperienze di visita slow, cioè proprio la possibilità di creare narrazioni, storytelling, per differenziare i vari tipi anche anche narrazioni differenti, perché è chiaro che se io parlo a un bambino o parlo a un adulto la narrazione sarà differente, e qui la formazione dovrebbe svolgere un ruolo importantissimo in questo. E poi l'atmosfera ospitale, quindi proprio lo stile di vita del borgo può essere un punto di grande forza. Quali sono i punti di debolezza? E lo abbiamo già un po' detto, quindi un po' il provincialismo, perché oggi aprirsi così nei borghi, appunto anche per il fatto stesso che ci sono molti anziani, quindi è chiaro che questo un po' rallenta questa spinta innovativa. La standardizzazione dell'ospitalità, chiaramente i borghi non possono essere pensati come qualcosa di standard, però la standardizzazione ci serve per la qualità, e quindi è una bisogna leggerla come un punto di forza, ma può essere anche di debolezza. Una promozione inadeguata e non mira che non è mirata alle aree interne, quindi la promozione è importantissima, la comunicazione, come comunicare i borghi, ecco, anche nelle varie tipologie, come abbiamo detto, se noi dobbiamo includere le persone, bisogna pensare a come comunicarle alle persone a cui noi destiniamo quel tipo di particolare di turismo, perché non possiamo pensare in un'ottica che va bene tutto per tutti, no, va fatto in maniera mirata, programmata e pianificata. Quindi i problemi sismici purtroppo vengono dall'Abruzzo, e quindi sapete bene che anche i problemi di sicurezza e di sanità, altro problema importantissimo, quello dell'inadeguatezza dell'infrastrutturazione. Perché non ci deve andare via? Va bene. E punti di andiamo direttamente alle conclusioni, dai. Era bello, aspetta, prima un attimo, fai vedere la metafora dei borghi. La metafora, allora, se non cuci e ricapi, difficilmente il paese riesce a ripartire. Il ricamo serve a rammendare una fottura tra lembi di stoffa e fare un disegno per coprirla. Ecco, il paese dovrebbe essere pensato proprio in questi termini, di un ricamo fatto su una spina dorsale che chiaramente oggi ha dei buchi, e quindi è sicuramente questa una visione di sistema dei borghi che va, secondo me, come metafora dei borghi, è molto carina. Adesso andiamo alle conclusioni. Vedi che c'è tu adesso sei più lento. Il borgo quindi è il luogo di identità territoriale inclusiva, quando unisce il patrimonio materiale e immateriale al suo dinamismo umano. Quindi assolutamente in questo si vede forse che la definizione del MIBACT ha qualche carenza, perché appunto rileva la bellezza e l'autenticità, ma non il dinamismo umano che è presente nei borghi. I borghi sono più attrattivi quando saranno sviluppati in sostenibilità, mobilità, sicurezza, sanità, accessibilità e innovazione tecnologica. Ogni borgo avrà un suo carattere dominante con cui distinguere un'offerta turistica differenziata, ma capace di integrarsi con la rete dei borghi. E io poi scrivo questa facile, un borgo facile da vivere e facile da visitare. Grazie. Grazie mille, scusami.